Ciao a tutti amici amiche di Andy Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a The Sims 4 Vita sull'isola. Siamo appena ritornati da una lunga giornata di lavoro e abbiamo il cibo nel frigorifero da scodellare via con il nostro Michele prima che muoia di fame, poverino. Allora, nello scorso episodio abbiamo provato in tutti i modi di trovargli una ragazza, ma questo sembra veramente un caso perso. Io stavo pensando, visto che sono le 21 e lui va a lavorare fra 21 ore, potrei cambiargli gli abiti facendolo, tipo vestendolo, cambia abito e lo mettiamo da festa. E là là. Lo mettiamo da festa in spiaggia, tipo una cosa di questo tipo. E poi organizziamo un party a casa, Liliana. Ma c'è una festa. Corre voce che proprio ci sia una festa scatenata alla Magione. Ti va di venirci con me? Giardini della Magione, tenuta fond in festa. Ok! Ragazzi, stavo per organizzare qualcosa di completamente diverso, ma un invito alla festa della Magione. Wow! Tra l'altro si trova nella città, quindi bisognerà lasciare l'isola, immagino. Ma non è un problema. Chissà come saremo vestiti. Troveremo anche gli altri Sim che vivono negli altri quartieri, quelli, diciamo così, del continente. Wow! Ok, forse hai sbagliato outfit. Abiti, ti prego, mettiti qualcosa di diverso. Perché come potete vedere, ok, adesso siamo alla Magione. Salutiamo la nostra. Dove cappero corri? Hawaiianas. Forma gruppo. Sta piovendo, chiaramente. Ehi, ciao! Presentazione amichevole, chi è questa? Creme della creme, ah, questo è un gruppo. È Clara Bjergsen, adulta, wow, una snob. E questa? Bei capelli, presentazione amichevole, si può? Candy Bear, giovane adulta, console della console, presentiamoci con lei. Che ovviamente se ne va, scappa. Il nostro date la rincorre. Ah, no, 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 adesso è tutto chiaro. Ragazzi, è tutto chiaro. Questo è un fantasma o cosa? Presentazione cortese, va. No, no, non scortese. Sì, dove diavolo è lui? Cioè, praticamente c'è un party sotto la pioggia e lui è vestito malissimo. Cambiati gli abiti. Mettiamo veramente gli abiti da party. Visto che noi siamo dei party lion balneari, nonostante questa sia la magione, direi che ci sta il fatto di essere vestiti da isolani. Ok, il nostro outfit preferito. Fotografi, DJ, fantastico. Chiediamo della carriera a Blondie. Una con i capelli rosa potrebbe essere perfetta per formare una band musicale con noi. È cercatrice di microfoni aperti, ok. Non dividi l'entusiasmo. Sussurla sulla celebrità. Perché ci sono le celebrità qui, interessante. Beh, a proposito di celebrità, direi che è proprio il momento di aggiungere una storia su Instagram. Quando partirà la musica, però? Qui c'è il fotografo che. Ah, forse Brittany Cho è una celebrità vera e propria, ecco perché ha la luce. Andiamo a conoscerla. Tenta una presentazione, sì. Andiamo a vedere se possiamo presentarci con questa star. Vediamo se. Oddio, ma sei cringe. Vediamo se accetta di parlare con noi. Se ne va. Se ne va tranquillamente. Ok, ragazzi, è giunto il momento di ordinare una bevanda alcolica. C'è le celebrità che non ci cagano assolutamente. E tutti che fanno le foto. Ma come ha fatto entrare la nostra buona Liliana in questa festa? Ma chi lo sa? E dov'è Michele?
Ok, sta chiedendo la bevanda. Fai un pisolino. Fai un pisolino. Ragazzi, allora, è alla festa del secolo e sta facendo un pisolino. A parte che alla festa del secolo non c'è la musica e non si balla. Se soltanto avessimo la nostra chitarra affidata con noi, ma non si può. Svegliati. Battaglia di ballo, vai. Fai una battaglia di ballo con Candy. Vediamo se accetta. Vediamo se accetta. Sono curioso. A parte che deve andare in bagno tantissimo, ma userà un cespuglio probabilmente. Vediamo se Candy accetta. Sembra che abbia accettato, va bene, vediamo un po' come va. Vediamo. Battaglia di ballo, vai, inizia lui. Inizia lui. Non si sente la musica però. È un ballo tipo senza. È un ballo senza DJ. È qualcosa di spettacolare. Ovviamente faccio tutti gli screenshot del caso, come sempre. Scusate, no, ma parliamone. Parliamone. Cosa? Cioè, Blondie ha fatto un backflip pazzesco. Ma no, ma questa è fantastica. Wow. Proviamo un flirt, dai. Vediamo se accetta. No, no, dice vattene, assolutamente no. Allora, visto che ci dice di andarcene perché non vuole flirt, utilizziamo il bagno della Magione magari perché. Caspita, bellissimo. I bagni saranno, penso, al piano di sopra, giusto? Oh, sì, qui. Usa. È imbarazzato perché è stato respinto un'altra volta. Però, ragazzi, quando ci capita di un'altra volta in cui possiamo andare nel bagno della Magione. Vai qui. Ok, e poi andiamo di sopra al bagno. Vediamo se mi lascia entrare, non lo so. Non mi fa salire le scale per qualche strano motivo. È bloccato? No, 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 no. Sono io che probabilmente devo dare un ordine alla volta, cioè fargli salire le scale per fargli usare il bagno. Comunque non c'è problema. Adesso qui c'è un bagno imperiale. Adesso è tutto chiaro, è chiuso. È chiuso, ecco perché. No, volevo rompere. Quindi non si può usare questo bagno. Questo è un grosso problema. E perché dove sono i bagni? Magari c'è qualcosa tipo un labirinto gigante. Mamma mia, ma questo è bellissimo. Cioè, questi fanno una festa senza i bagni? Dai. Non ci posso credere. Fertilizza. Sta andando letteralmente dietro una siepe. Sta andando letteralmente dietro la siepe. Ma non so dove sia la siepe. Quindi questo è molto curioso. Sotto la pioggia, tenendo le gambe ben strette, il nostro disagiatissimo eroe alle 4 di mattina dopo una festa in cui ci ha provato un'altra volta con qualcuno, ma. Dove diavolo? Ragazzi, cioè, è la situazione più cringe che si sia capitata fino adesso. Se l'è fatta addosso. Amico mio, vai a casa al volo. Vai a casa al volo. Torna sulla tua isola. È stato il party più imbarazzante di sempre. Non voglio commentare. Velocizziamo e chiediamogli di andarsene perché è qualcosa di imbarazzante a livelli stratosferici. E tra l'altro sono le 5 e questo non ha dormito e deve andare a lavorare. È una cosa che. Non ho parole. Seriamente non ho parole.
E perché tutte le volte che c'è poco tempo e tanta roba da fare, cioè, niente, i nostri sim combinano delle cavolate, di proporzioni gigantesche. Per preparare della cava, le radici di cava non sono necessarie, sì, ma sarebbe bello averle. Sì, sapete com'è, per preparare il tè non è necessario, ma è sempre meglio, che so, tipo dell'effervescente brioschi. Buongiornissimo, vai a dormire. Vai a dormire, sono le 6. Doccia per ripulirsi dallo schifo e vai a dormire. Dovrò andare a lavorare molto presto, fra 9 ore in realtà. E poi finalmente inizia il weekend, quindi possiamo fare. Ehi Michele, mi piacerebbe molto che tu entrassi nel club modelli, che ne pensi? Il club modelli, con piacere! Ok, Club Modelli ci dà il benvenuto. Stiamo tentando un raduno del club alla Torrente del Bagnante. La piscina è il modo migliore. Vuoi unirti a noi? E dobbiamo andare a lavorare, ma sì, ci sarò. Svegliamoci, andiamo nel Club dei Modelli. Caspita, quando ci ricapita che. Quindi devono averci addocchiati alla festa della sera prima. Sono curioso di vedere chi incontrerò nel Club dei Modelli. Cioè, non chi incontrerò io, chi incontrerà Michele, il maestro di snorkeling. Torrente del Bagnante, eccoli qua. I modelli sono Siobhan, Sofia, Sergio, Luna e Michele adesso. Allora, sono tutti dei modelli, tranne Michele invece che è un disgraziato. Discuti tecniche di fitness, secondo me è la cosa migliore. Allora, che cosa amano? Usa interazioni perfide con i rinnegati. Bevi caffè e prova degli abiti. Cioè, praticamente il club più stupido e superficiale della terra. Perfetto, sei perfetto, Michelino. Vediamo se c'è qualcosa da sgranocchiare. Siamo molto d'accordo per il fatto della. Amichevole, complimentati per l'aspetto a questo punto. Complimentati per l'abito, ancora meglio perché. Ovviamente si deve parlare di vestiti social e parlare male degli altri. Ma no, ma è adolescente, Sofia. Giovani adulti? Sì, Oban è una giovane adulta, ok. Va bene, perché è adolescente, ragazzi. Non fatemi finire in carcere. Allora. Punti del club vanno bene, io direi che il raduno per adesso lo terminiamo. Quanto tempo abbiamo ancora? 6 ore e siamo affamati. Ok, suggerirei di fare una cosuccia. Ovviamente siamo, non siamo nella mappa che vogliamo noi. Forgotten Hollow richiede i vampiri, no grazie. Torniamo un attimo sulla nostra isoletta, a Sulani. E andiamo nel nostro quartier generale, il bar sulla spiaggia. Potremmo invitare Siobhan? Oppure sapete cosa c'è? Voglio invitare Candy. Voglio vedere se abbiamo ancora un'opportunità di mangiare qualcosa con lei, di fare amicizia perlomeno. Perché il problema di Michele è che dopo due battute, la terza è: ehi, sei single? Ehi, vuoi passare la notte a casa mia? E loro ci rimangono un attimo della serie. Scusa. Ok. Andiamo a ordinare del cibo. Currywurst, tipo in un'isola balinese. Ok. Va bene. Currywurst. Allora, il barista è flirtante, però il barista è Enele. Quindi Michele dice: oh, ok, molto piacere conoscerti Enele. Qu quanti cacchi ne abbiamo presi? Abbiamo preso i panini. Non lo so. Però non vedo la mia cara. Mio date. Conversazioni occasionali, divertimento. Fatemi vedere se posso chiamare. Aggiungi una story. Controlla il diario. Invita nel lotto attuale. Lo rifacciamo, Candy. Vediamo se accetta. Magari l'abbiamo invitata e lei ha detto di no. Quarantotto followers, wow. Vediamo che cosa dice. Oh, sta per arrivare, perfetto. Qui c'è della musica, io direi di ballare.
Questo sì che è divertimento. Allora, aspettiamo l'arrivo di Candy. Tanto al lavoro ci andiamo fra 4 ore e le passeremo qui al bar. Non ho assolutamente intenzione di lasciarlo a casa a migliorarsi. Perché migliorarsi quando c'è un bar così bello? Tanto Candy ci ha detto, sì, arrivo. Qualcuno l'ha vista? Ma che. Allora, la fame è bassa, l'energia è bassa, il divertimento è così così. Niente, non arriva proprio, cioè proprio non gliene può fregare di meno. A meno che non sia stata. Ma che bella è sta cosa, possiamo ordinare del cibo. Ah, Candy ci ha dato un altro 2 ripicche. Ma questa è la nostra amica. È Mele. È giusto? Balliamo insieme. Se ne va. Ok, visto che abbiamo poca energia, riusciamo a fare un pisolino qui? Pisolino sulla. Ma dai, ma che bello! Questo bellissimo sdraio sulla spiaggia. È una cosa pazzesca. Così almeno l'energia sale. E non abbiamo la barra gialla quando andiamo a lavoro. È un piccolo, un power nap, insomma, come si suol dire, no? Un rinforzino. Perché la sera prima abbiamo fatto i leoni. E sapete com'è, no? Di notte leoni, di giorno non si sa mai. Ok, dobbiamo andare a lavoro fra 2 ore. Vediamo come siamo messi in energia. Abbastanza bene, li possiamo far usare il bagno e lavare i denti poi quando si sveglia, così sale anche un po' l'igiene. E poi abbiamo praticamente una barra verdissima per andare a lavoro. Perfetto, dai. Non male. Non male, non male. Le mani ovviamente si è lavato e adesso anche i denti. L'igiene al massimo, ragazzi. Sembra il giorno perfetto per iniziare a lavoro se non ci fosse un punk a bestia che mi è appena entrato in bagno per salutarmi. Il Festival delle Spezie è in città. Siamo fiduciosi perché ci siamo lavati i denti e quale modo migliore per iniziare una giornata di lavoro? Ciao ciao Bar, che praticamente lui passa più tempo al bar che a casa, ma fa lo stesso. Magari la prossima volta ci prendiamo la chitarra, andiamo al bar e la musica la facciamo noi. E cosa ne pensate? Se avete dei suggerimenti anche sulla carriera e i prossimi passi del nostro buon Michele, perché no? Ambiente lagunare, facciamo passare il tempo. Trrr, velocissimo. Sono le 20 e siamo tornati a casa con, guardate, quasi una promozione, ma dobbiamo comprare il tesoro per cui non abbiamo i soldi. Allora, il mio suggerimento, visto che adesso è venerdì, è questo: fare un power nap un'altra volta. Cioè, quindi non lo mandiamo a dormire, gli chiediamo di fare un pisolino. Magari si sveglierà alle 22 e poi prendiamo la chitarra e andiamo al bar. E inizia il weekend vero e proprio. La mettiamo nell'inventario. Facciamo una doccia calda e sensuale, così poi siamo anche flirtanti. E amici e amiche, nel prossimo episodio il nostro ragazzo se ne va al bar con la chitarra flirtante, inizia il weekend a Sulani, non vedo l'ora di vedere come va a finire. Io vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto e vi do appuntamento alla prossima.